Ehi là, buongiorno a tutti e bentornati in un nuovo episodio di Minecraft. Allora, ci siamo lasciati con il secondo episodio che è finito in maniera tragica perché praticamente abbiamo perso tutto, siamo stati uccisi e abbiamo perso tutto. Quindi, adesso vi volevo far vedere quello che avevo fatto. Quindi, passiamo su Minecraft. Eccoci qua. Allora, intanto stavo scarseggiando la legna, quindi mi sono fatto una piantagione di betulle. Che adesso tiriamo giù il legno. Qua ho aperto un varco così tanto per farmi una cascatella. Qui mi sono fatto un orticello col grano, di cui un pezzo abbiamo appena perso in acqua, va bene lo stesso. Ok, qua dovrò ancora tirar giù quest'albero. Poi ho fatto il recinto per le vacche là sopra, che ce n'è un paio sbroccagliate in giro. Ho scoperto, sono andato a vedere questa miniera qua e là in fondo non c'era niente, mentre ho scoperto che qua sotto c'è una grotta da qualche parte, ma l'ho chiusa perché non riuscivo a capire dove era l'ingresso. Mentre là in fondo, ci andremo un'altra volta in un altro episodio, c'è una miniera veramente grande, una caverna con scheletri e tutto. E là ho trovato veramente tanto ferro, infatti mi sono fatto l'aspa. Mi hanno trovato 30 di ferro, mi sono fatto la spada in ferro e il piccone che ho lasciato su, sì. Nel frattempo ho continuato a costruire la casa, come si vede abbiamo un ramo enorme, adesso vi faccio vedere. Aspettate un secondo e prendiamo prima un po' di legna. Dovrei farmi un'ascia perché mi farebbe comodo. Come vedete lì dietro c'è ancora una piantina di betulla che deve crescere. Qua crescerà a breve, non sono certo. Sentito dei rumori, tipo c'è un ragno da qualche parte. O proviene da sotto la caverna, o è da qualche parte, ne sono. Dov'è? Speriamo che non sia sopra gli alberi, no? Perché. Ok, nel frattempo sì, ho anche finito. Adesso sono caduto sulle scale. Ho finito lì il pre-ingresso, diciamo, dove ho messo tre porte. Poi qua intanto sto allargando la pedana, ho messo un'altra porta qui. E lì ho messo le scalette che vanno sul tetto. Ok. Poi intanto ho fatto, ecco mi servono, ecco sono senza torce, cioè ce n'ho una sola, vediamo qua un attimo, bisogna, ok, ah poi ho ucciso un polipo quindi ho anche la sacca del coso, gancio per filo di inciampo, mai sentito, facciamo tante 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 torce. Torce dovrebbero bastare, ne abbiamo altri 64, metto qui senza lanciarle. Quindi vi faccio vedere, questa adesso è la pedana per la mia casa, cioè la mia casa stabile dove ci sarà il mio alloggio, il mio dormitorio e un po' di luce magari. Sto, diciamo, mettendo vetro come
evitare di cadere perché sono già caduto parecchie volte. Mettiamo un paio di torce sopra, perché dovete sapere che sono stato in miniera là e ho avuto una brutta sorpresa. Praticamente sono trovato un ragno sopra la testa e... Ok, allora non mi ricordo più cosa stavamo facendo. Anzi, aspetta, tanto piazziamo un paio di torce proprio. Allora sì, praticamente stiamo costruendo questa casa, la mia casa, quindi come vedete ci sono parecchie scalini per raggiungere qua sopra. Ok, ecco qui. Una volta fatti i primi due, riusciamo anche a fare. E poi potremo fare una roba così. Ok, intanto secondo me bisognerà iniziare poi anche a differenziare. Porteremo il letto poi lassù, poi là ci faremo una casa dove c'è tutto, il letto, la craft box, le fornaci, cioè facciamo una casa proprio tutto indipendente, totalmente. Quindi adesso prendiamo il letto. Andiamo qua. Qua metterò delle recinzioni forse perché non voglio volare giù. Si sale al volo proprio. E ci piazziamo il letto qua. Ok. Abbiamo legno, abbiamo la sabbia, facciamo. Qua c'è della sabbia per farci che così ci facciamo il vetro e continuiamo a fare i parascale lì, non so come cavolo si chiama lì, insomma, per evitare di finire dentro. Qua ci mettiamo la sabbia, ci abbiamo troppo poca sabbia, dobbiamo andare a prenderne altra. Porco schifo, porco schifo, porco schifo, porco schifo. Oddio, no, 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 aspetta, aspetta, aspetta. Ma questa è sfiga, raga. Cioè, ragazzi, questi specie di lag qua non mi piacciono. Ehi là, ciao Creeper. Creeper. Aspetta che magari non me ne cato uno alle spalle. E là. Perché devo riuscire a tirarlo via dalla casa. Forza. Forza. Facciamo così, proviamo, voglio provare una roba. Vabbè, intanto ci siamo quasi rimasti secchi, ci mettiamo il fieno lì nella mano. Andiamo a prendere una mucca, che era qua. Lì c'è la mucchetta solitaria. Non quella bistecca però. Ehi, sei
Seguimi. Ok. No. Ehi, dove sei? Guarda qua. Sono dentro. Allora, ce l'abbiamo fatta, siamo riusciti a prendere una mucca, quindi l'episodio può finire qua. È stato difficile, quindi andiamo sul nostro caro letto con la staccionata, ci prendiamo il ruscello e il betulla. Eccoci qui. Siamo pronti. È stata dura, ma ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Magnifico. C'è uno scheletro che sta bruciando. Brucia scheletro, brucia, brucia. Non brucia, brucia. Devi bruciare. E brucia. E là da qualche parte ho visto un creeper. Dovrò disboscare tutta la mappa sicuramente. E là c'è un ragno. Che bello. Bellissime notizie, quindi allora abbiamo, vabbè, ci mangiamo la mela, eccoci qui, quindi ci possiamo salutare, anche per questo episodio qui è finito, e nel prossimo episodio vedremo che se sono riuscito a finire la casa, in caso la finiremo insieme, proveremo a prendere altre mucche, intanto allargherò il recinto, cercando di non far scappare quella lì, allargherò il recinto e ne prenderemo altre. Almeno un'altra, una, due, tre. Ok? Quindi per questo è tutto. Ricordate l'evento che ai 100 iscritti uno di voi sarà fortunato a vincere la maglietta del canale e potrà fare un video con me, un gameplay o una challenge. Quindi saluto tutti, buona fortuna, ciao.